Favignana Operazione Egades, arrivano le dimissioni del sindaco Giuseppe Pagotto. Coronavirus, la regione stanzia 2 milioni e mezzo di euro per le spiagge sicure nei comuni dell'isola. Marsala, elezioni amministrative, Massimo Grillo ufficializza la candidatura a sindaco. Mazzara, la giunta comunale approva il piano triennale del fabbisogno del personale. Calcio, novità in casa mazzarese tra domanda di ripescaggio e nuovi ingressi in società. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo, lo avete sentito, nei titoli si è dimesso il sindaco di Favignana Giuseppe Pagotto, i particolari nel servizio. Il sindaco di Favignana Giuseppe Pagotto si è dimesso, il primo cittadino delle Egadi ha consegnato la lettera di dimissioni al segretario del comune tramite il proprio legale. Assieme a Pagotto sono arrivate anche le dimissioni dell'assessore Giovanni Sammartano. Le dimissioni in pratica aprono la strada all'arrivo di un commissario straordinario che dovrà guidare il comune sino alle prossime elezioni amministrative. Un terremoto politico-giudiziario scattato venerdì scorso con l'operazione Egades, che aveva portato all'applicazione di 11 misure cautelari personali emesse dal GIP di Trapani, con le accuse a vario titolo dei reati di corruzione, peculato, falso ideologico in atti pubblici, frode in pubbliche forniture, turbata libertà degli incanti, corruzione elettorale, abuso d'ufficio e smaltimento illecito di rifiuti pericolosi. In complessivo era stata disposta l'applicazione di 4 arresti domiciliari, tra i quali proprio il sindaco di Favignana Giuseppe Pagotto, il comandante della Polizia Municipale Filippo Oliveri, l'ex vice sindaco Vincenzo Bevilacqua ed una dipendente di una compagnia di navigazione con sede a Napoli. Erano state inoltre 3 divieti di dimora, un obbligo di dimora e 3 misure interdittive dell'esercizio di un pubblico ufficio. Le indagini erano state compiute dalla tenenza di Favignana, che nel settembre 2017 era stata delegata dalla Procura della Repubblica di Trapani ad approfondire il contenuto di uno scritto anonimo nel quale veniva segnalata una non trasparente gestione del Comune di Favignana, nonché diversi presunti abusi d'ufficio commessi dal sindaco e da altri amministratori e funzionari pubblici di quell'ente. Le investigazioni, dopo aver dato in via preliminare conferma di alcune delle ipotesi di reato prospettate nello scritto anonimo, sono state successivamente effettuate con l'ausilio di prolungate intercettazioni telefoniche ed ambientali, le quali hanno consentito di disvelare un più ampio scenario generale di diffusa illegalità nel funzionamento dell'apparato amministrativo di quel comune, facendo emergere la sistematica e piuttosto disinvolta commissione di molteplici illeciti, con particolare riguardo alla gestione delle risorse e degli approvvigionamenti idrici, agli affidamenti di lavori e servizi pubblici afferenti all'area marina protetta delle isole Egadi e alle attività ispettive di competenza della locale Polizia Municipale, nonché alle trattazioni di pertinenza del settore finanziario e dell'ufficio tecnico. È stato inaugurato ieri a Castelvetrano lo sportello informativo sul microcredito e l'autoimpiego. Ciò è stato possibile grazie alla sottoscrizione di un atto di impegno tra l'ente nazionale per il microcredito e il comune castelvetranese. Il senatore 5 Stelle Vincenzo Maurizio Sant'Angelo ha sottolineato l'importanza dell'apertura del punto informativo, fondamentale per la conoscenza e la fruizione del lo strumento del microcredito, si legge in una nota. Per il portavoce dei 5 Stelle lo sportello è un esempio concreto della presenza delle istituzioni per i giovani che vorranno avviare un'attività in un territorio importante. Un segnale significativo dell'ottimo lavoro che sta svolgendo l'amministrazione comunale del sindaco di Castelvetrano Alfano, prosegue ancora la nota. Partono domani tutte le disposizioni relative alla nuova ZTL che coinvolge gran parte del centro storico di Trapani. Il Comune ricorda che oltre alla vecchia ZTL dalle 19.30 alle 2.30 di notte non sarà possibile percorrere con mezzi propri anche Corso Vittorio Emanuele e Via Libertà, nonché la prima parte del lungomare Dante Alighieri fino alla Via Passo di Tramontana.
Sant'Anna. Altro tratto chiuso sarà Viale Regina Margherita, davanti l'ingresso principale della villa. Il comando della Polizia Municipale, coadiuvato dagli ausiliari del traffico, sarà già operativo per fare rispettare le nuove regole. Ed ora ci fermiamo per un momento pubblicitario. La Giunta Municipale di Mazara ha approvato il piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2020-2022. L'approvazione in Giunta è stata preceduta nelle scorse settimane da una riunione che il sindaco Salvatore Quinci ha avuto in comune con le organizzazioni sindacali territoriali e le rappresentanze sindacali unitarie, nel corso della quale sono state anticipate alcune parti del provvedimento. Il piano tiene conto delle linee di indirizzo generale ministeriali, dei limiti di spesa del personale previsti dalla normativa vigente, nonché della previsione delle cessazioni. Su una dotazione organica l'1 gennaio 2020 di 385 dipendenti, nell'anno in corso cessano l'attività per pensionamenti ordinario per quota 100, ben 21 dipendenti comunali, ai quali nel 2021 si aggiungeranno altre 11 cessazioni per pensionamenti. Come chiarito dal sindaco nel corso della riunione con i sindacati, rispetto alle assunzioni da effettuare nel triennio si procederà alla trasformazione di 105 contratti attualmente a tempo parziale a 25 ore settimanali in contratti a tempo pieno per 36 ore settimanali. Si procederà inoltre a 10 progressioni di carriera, mentre dall'esterno saranno assunte 5 figure professionali, 2 ingegneri, 1 geologo e 2 amministrativi di categoria D. L'amministrazione comunale di Marsala, mentre sono in corso i lavori per la realizzazione della pista ciclopedonale lungo lo Stagnone, procede alla contestuale programmazione della sistemazione della via dei Salinari. Questa ricade lungo lo stesso percorso ciclabile nel tratto compreso tra le contrade Ettore Infersa e Birgi. Il bando, emanato lo scorso febbraio e poi prorogato a causa dell'emergenza Covid, consente di valorizzare quest'area protetta di rilevanza strategica a margine della riserva naturale su cui il Comune marsalese, a finanziamento ottenuto, investirà 750.000 euro in manutenzione straordinaria. Restiamo a Marsala, parliamo di elezioni amministrative. Massimo Grillo ha sciolto la riserva e ha ufficializzato la candidatura a sindaco della città. Sentiamo. Elezioni amministrative a Marsala. Massimo Grillo ha sciolto la riserva e si candida a sindaco della città. Lo ha reso noto lo stesso ex parlamentare ieri sera con un suo comunicato stampa. Ho maturato questa decisione con la consapevolezza delle difficoltà che avrà Marsala e chi dovrà guidarla, ha dichiarato Grillo. Offro alla città tutte le mie energie e il mio entusiasmo. Il rapporto instaurato da parlamentare alla Camera dei Deputati e la significativa esperienza amministrativa maturata al governo della Regione Siciliana, dove ho amministrato con successo somme pari a 30-40 volte il bilancio della città di Marsala. Negli ultimi 5 anni non abbiamo avuto una guida, un leader, una voce capace di rappresentarci, di rappresentare la quinta città della Sicilia, ha scritto ancora l'ex parlamentare. Marsala ha bisogno di un patto cittadino ed in settimana Grillo inaugurerà un format denominato Massimo 5 minuti, nel corso del quale illustrerà tutti i progetti alla presenza dei tecnici e dei manager che verranno coinvolti. La coalizione che sostiene la candidatura di Grillo vede assieme Diventerà Bellissima, Progettiamo Marsala, Noi Marsalesi, UDC, tre liste che fanno capo al Movimento Via ed ancora Forza Italia, Fratelli d'Italia e Movimento Liberi. Raccogli tappi di plastica e doni sorrisi. È stata questa l'iniziativa in favore dell'Associazione Abilmente Uniti di Mazara, grazie alla raccolta di tappi di plastica e una donazione del signore Gaspare Falsit. I volontari della sezione motociclistica Lone Scals, diretto da Giuseppe Albini, dal vice direttore Francesco Magnani e dal segretario Franco Montaleone, sono riusciti a regalare un sollevatore per il
il mare all'associazione che verrà messa a disposizione di tutti i diversamente abili della città che ne faranno richiesta. Da questa iniziativa è partito un rapporto di collaborazione tra la sezione motociclistica e le associazioni abilmente uniti e Corro per Da, per regalare ai ragazzi con disabilità sia momenti di spensieratezza che la realizzazione di progetti di inclusione che già quest'estate avrebbero dovuto iniziare, ma a malincuore abbiamo dovuto rimandare per l'emergenza sanitaria in corso, si legge in una nota dell'associazione Abilmente Uniti. Parliamo adesso di emergenza coronavirus. L'ASP di Trapani ha reso noto che sono sempre 3 i casi positivi asintomatici nel trapanese, ricordiamo 2 a Marsala e 1 a Mazara. E per l'emergenza coronavirus dalla regione in arrivo 2,5 milioni di euro per le spiagge libere, il servizio. Un investimento da 2,5 milioni di euro per attrezzare le spiagge libere di 126 comuni siciliani con misure per favorire il distanziamento interpersonale e scongiurare così il contagio tra i bagnanti. Lo ha stabilito il governo regionale presieduto da Musumeci nell'ambito di misure anti-Covid-19 e del contestuale rilancio delle attività turistico-ricreative nell'isola. Nelle spiagge libere siciliane, oltre alla fornitura di dispositivi di protezione individuale per il personale addetto all'assistenza dei bagnanti, ci saranno anche i kit di sanificazione, una cartellonistica informativa con tutte le norme anticontagio, ma anche i segnaposto per aiutare a rispettare la distanza tra gli ombrelloni. Tra i nuovi servizi inoltre sono previsti percorsi dedicati all'accessibilità al mare per diversamente abili, la videosorveglianza e l'implemento dei controlli delle spiagge da parte della polizia locale mediante un fondo che verrà destinato all'integrazione oraria. Il progetto è finanziato con le risorse della Protezione Civile Siciliana previste per l'emergenza coronavirus e le attività prenderanno il via a breve. Il servizio prevede la collaborazione dell'ANCI Sicilia. Sono stati completati gli interventi di manutenzione della torre campanaria e della chiesa del Carmine di Marsala, finanziati dall'Ottomatica nell'ambito della campagna promossa dalle vie dei tesori, lo ha reso noto la diocesi di Mazara. Gli interventi hanno riguardato sia la parte esterna che l'interno della torre campanaria. Già nel luglio dello scorso anno sulla torre campanaria del Carmine, con i fondi dell'8 per 1000, la diocesi mazzarese era intervenuta per la messa in sicurezza. Il monumento marsalese venne scelto lo scorso anno come tappa delle vie dei tesori. Viale delle Sirene a Trapani, da ieri sera è tornato a illuminare le passeggiate dei trapanesi e dei turisti, lo ha reso noto il sindaco Giacomo Tranchida, un luogo suggestivo che torna a essere fruibile in sicurezza e presto, grazie alla fattiva collaborazione tra l'amministrazione e i cittadini, sarà ulteriormente abbellito con piante ornamentali, ha dichiarato il primo cittadino trapanese. Inoltre, qualche giorno addietro è stato depositato il progetto per la realizzazione della nuova scala del bastione imperiale. Pertanto, dopo l'approvazione della sovrintendenza, ricorda ancora Tranchida, sarà bandita la gara per la realizzazione dell'opera. Ed ora lo sport. È stato presentato questa mattina in piazza Mocarta a Mazara, nel corso di una conferenza stampa, il programma della società calcio mazzarese per la stagione 2020-2021. Il presidente Giacalone ha illustrato le novità del prossimo campionato, prima su tutte la richiesta di ripescaggio nel campionato regionale di eccellenza. Ma seguiamo assieme le interviste realizzate questa mattina. Le novità sono senz'altro quelle che abbiamo appena formalizzato la richiesta di ripescaggio, perché riteniamo che sia il giusto premio alla favola mazzarese che è iniziata l'anno scorso, che ci ha regalato una classifica cristallizzata al terzo posto.
non ultima anche il grande risultato regionale che ha conseguito il nostro bomber Perrustico. Lo ringrazio anche per il modo di condividere quel premio con l'intera squadra, con la dirigenza e con l'intera Mazara Sportiva. E di qui a poco, dopo la conferenza stampa, ci recheremo in Lega proprio per consegnare brevi mano questa richiesta di ripescaggio, che la ritengo giusta qualora ci siano defaianze di alcune squadre. Presidente, quali sono le novità per quanto riguarda la società? Abbiamo un vicepresidente che è Calogero Maggio, un imprenditore affermato in provincia e non solo, che ha voluto riconoscere alla Mazarese questa originalità nel dare accoglienza a tutti coloro che vogliono fare sport non commerciale ma sport di passione, e quindi abbiamo accolto subito questo invito premiandolo con una vicepresidenza che può ampliare su diverse competenze. Poi abbiamo il direttore sportivo Beniamino Monteverde, che è l'unico che in esclusiva si occuperà di gestire la contrattualizzazione, anche se in promozione non c'è l'obbligo dei contratti con i singoli giocatori. Poi c'è Nino Armada, che già c'era, assieme anche a Nino Sammaritano, che si occuperanno di tutto, proprio perché sono le figure da me delegate in primis, nel senso che per accorciare le distanze fra squadra, fra tifosi, fra sportivi, fra leghe e altro. Ma ce ne sono tanti altri che in questo momento giustamente ci sono state una decina di ingressi di persone che vogliono avvicinarsi a questa società per l'intuizione che secondo noi abbiamo avuto, cioè quella di far credere di nuovo in uno sport, nel calcio, un modo di fare calcio diverso. Non a caso stiamo dando accoglienza e voce ai talenti mazzaresi e non solo, che in provincia di Trapani molto spesso sono stati prevaricati. Mister, quali le novità per la prossima stagione? La novità è che iniziamo questa avventura che è stata interrotta purtroppo per questo virus, perciò dico, la bella notizia, la novità più bella è che finalmente stiamo ripartendo. Ma l'obiettivo è sempre quello di fare bene, come stavamo facendo fino al campionato scorso, perciò diciamo, vogliamo mantenere quella linea che abbiamo fatto l'anno scorso. Non sarà facile, perché ogni anno è sempre una storia a sé, però stiamo costruendo e vogliamo fare lo stesso campionato che abbiamo fatto l'anno scorso. Io penso che la forza di questo, della Mazarese è il gruppo. È normale che poi ci sono gli attaccanti che magari possono fare gol e magari danno più all'occhio, però diciamo, il segreto di questa Mazarese è il gruppo, perciò noi puntiamo su tutto. Poi è normale che i singoli fanno la differenza per risolvere le partite. Cosa vi aspettate da questa stagione? Aspettiamo di fare delle cose buone, e divertirci soprattutto e far divertire la gente a Mazara. È nato così perché c'è una passione per il calcio, anche se c'è pure mio figlio che gioca a calcio. Quindi, e poi con la Mazarese ho visto che ci sono delle persone all'interno della società trasparenti e pulite, quindi si può fare un ottimo lavoro e divertirsi. Non ci sono altre notizie per la programmazione in onda sulla nostra emittente. Vi ricordo che questa sera, con inizio alle 21.30, trasmetteremo uno speciale televallo dedicato al Consiglio Comunale di Mazara del Vallo. Ospite in studio il consigliere Giovanni Iacono. Ed è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.